Ecco un'altra arma aggiunta dal modpack Wonderlands Redux, che è esclusiva e non fa parte del gioco base. L'arma si chiama Dragonfly e è un'arma abbastanza carina, anche se secondo me rispetto alle altre che abbiamo mostrato fino ad ora non è così forte. Quindi di base spara dei colpi normali, se mirate la testa fa danno incendiario invece che colpo normale, o se mirate al punto critico, dipende dal nemico. E in più, se fate colpo critico, farà delle esplosioni tutto intorno. Ora, ovviamente questo possiamo andare ad attivare insieme all'abilità dello stilomante. E noi andiamo a far così e sarà pieno di esplosioni. Vedete che vanno a colpire tutti i nemici vicini. E va ad aggiungere anche danno incendiario. Quindi è sì, un'arma abbastanza buona che va ad unirsi alla build dello stilomante. E... ok... lo scheletro benestante era tanto che non lo trovavo, quindi sono molto curioso di vedere cosa ci droppa. Ah, peccato. E quindi è un'arma, ripeto, interessante, ma soltanto per un tipo specifico di build. Perché se andate ad utilizzare una qualunque build che non sfrutta i colpi critici, o in generale se non avete una buona mira, perché non state magari utilizzando l'abilità che vi rende invisibili, quest'arma rimane abbastanza inutile. Ovviamente vedete che il danno colpisce anche il nemico che ha causato l'esplosione. Non è un danno che va soltanto a colpire i nemici vicini. Però anche qui il discorso è che è più un'arma da andare a sfruttare contro un boss magari abbastanza grande con cui riuscite a fare danno normale, danno incendiario e la piccola esplosione. Altrimenti non è quel granché. Le altre armi di cui vi ho già parlato invece che sono presenti nel modpack Redux che ho ottenuto durante la mia run moddata, che vi invito ad andare a vedere, secondo me sono molto più forti e più divertenti.